Si è svolto ieri presso l'aula consiliare del comune di Agropoli l'appuntamento sulla rotta di Francesco, gemellaggio convegno durante il quale si è discusso della presenza di San Francesco nella città di Agropoli, Amalfi e Ravello. Abbiamo la presenza dello storico Gargano qui con noi. Insomma, cosa possiamo dire in generale, un resoconto di quella che è stata la presenza di San Francesco tra Agropoli, Amalfi e Ravello? Noi siamo convinti, noi storici, che non è una leggenda. Allora abbiamo fissato il nome di tradizione, dal verbo latino trado, trasportare, quindi da un passato verso un presente. Io uso molto la storia attraverso una serie di fonti, di notizie, di prove, che a volte sono indirette, per dare la possibilità di concretizzare la veridicità di un fatto. Non c'è sempre bisogno di un documento definitivo e di chiusura, altrimenti non si discuterebbe, no? Cioè, questo è l'atto, è chiuso. Si discute perché non c'è, ma proprio questo rende più vivo, più vivace, più interessante la ricerca e il dibattito e anche le conferenze. Io sono convinto che tra i pellegrini portati dalle navi di Amalfi sia salito pure Francesco, perché lo facevano proprio normalmente. Non credo che l'abbiano fatto pagare, se lo hanno conosciuto, chi era, lo hanno fatto pagare. Ma di certo lui è venuto, secondo la tradizione, a pregare sulla tomba dell'Apostolo Andrea, cosciente di farlo, invitato dall'arcivescovo, quindi sapeva l'arcivescovo che su queste navi viaggiava un personaggio importante. E poi avrà girato nella nostra zona tutto il Golfo, Agropoli, senz'altro, Amalfi, Ravello, per circa 2 anni, con un progetto, secondo me, il progetto di fondare una provincia francescana e quindi dare i vari posti per la realizzazione prima di loci, luoghi, con un priore, alcuni frati, e poi questi diventano conventi veri e propri. Io credo che questo sia accaduto prima di ritirarsi definitivamente all'eremo delle carceri e poi le stimmate e poi la sua morte. Quindi proveniente dall'operazione in Oriente, l'incontro con Al-Kamil, il sultano, la presenza a Gerusalemme, a San Giovanni d'Acri, dove c'erano i nostri cavalieri ospedalieri, San Giovanni di Gerusalemme, una fondazione amalfitana, oggi sono i cavalieri di Malta, è chiaro. Quindi praticamente in quest'area gli amalfitani giocavano un ruolo ancora importante a quel tempo e già dai secoli prima era un ruolo di pace, quindi somigliavano un po' a Francesco in questo, erano dei diplomatici. Volevano la situazione della pace per commerciare, ma non solo commerciare business, ma anche cultura, arte. Ho detto nel convegno di una presenza di stile moresco proprio in quegli anni, molto diffusa nel territorio amalfitano. È una prova di questa cultura portata dal mondo arabo nel mondo cristiano. E Francesco, chi meglio di lui poteva avere questa, ecco, la gioia di incontrare gente come gli amalfitani, per esempio, che parlavano più o meno lo stesso discorso. Non proprio quella della povertà, ma perlomeno quello dell'ecumenismo e del rapporto con le varie religioni e il rispetto delle proprie libertà. Agropoli, Ravello, Amalfi. Questo gemellaggio che è condivisione di intenti, soprattutto nello sposare la presenza di San Francesco su questo territorio. Qual è la sua opinione in merito? È una cosa molto bella, perché nel segno di San Francesco, un uomo universale, cosmico addirittura, si promuove questa unità di intenti di 3 comuni che sono affratellati da questo meraviglioso panorama del Golfo. Quindi una prospettiva meravigliosa di dialogo interculturale e di intesa per la promozione delle comunità relative ai 3 comuni. Con Papa Francesco nella Chiesa, insomma, tutto è cambiato. Qual è il cambiamento che abbiamo avuto nella provincia di Salerno? Io, dal punto di vista concreto, non saprei documentare iniziative precise. Posso dire però che c'è un fervore di ascolto, di proposta culturale a partire anche dall'ultima enciclica e anche di rinnovamento dell'annuncio del Vangelo proprio nella linea di Papa Francesco e nella linea poi essenziale che è poi quella del Vangelo. Ma dappertutto c'è una promozione di ritorno
vero, autentico al Vangelo a partire da quei valori che Papa Francesco promuove, la cultura del dialogo, la cultura della tenerezza, i rapporti da rinnovare sul piano della misericordia e poi anche questa richiesta di evitare la cultura dello scarto, di accogliere tutte le persone, via. Sono valori evangelici straordinari. Germano Rizzo, è terminato il convegno Gemellaggio con queste altre due realtà della provincia di Salerno, Ravello, Amalfi ed Agropoli, tutti uniti per sposare un unico tema, la presenza di San Francesco nel territorio. È soddisfatto dell'iniziativa? Certo, molto soddisfatto di come si è svolto il dibattito all'interno del convegno, per le prospettive che ha lanciato anche il sindaco, per le possibilità ulteriori che si preparano davanti a noi come altri obiettivi. Devo dire solamente che sono rimasto dispiaciuto dell'assenza della città di Agropoli, anche di consiglieri comunali. Significa che noi come associazione dobbiamo lavorare ancora molto per far sì che si possa essere un seguito alle nostre iniziative, perché diciamolo tutta, senza la città che ci accompagna in questa iniziativa noi ci sentiamo soli, quindi vorremmo che la città capisse e ci affiancasse in questo progetto. Stessa città continua a snobbare, se vogliamo, tra virgolette, San Francesco in questo caso? Vuoi dire che Agropoli continua a buttare i piedi su San Francesco? È una metafora, non vuole essere una cosa cattiva, diciamola tutta.